Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Allora, mi scuso immensamente perché la settimana scorsa non ho pubblicato nessun video, però purtroppo sono stata un pochino impegnata, quindi quando mi sono ricordata che dovevo filmare era domenica sera. Allora, ciao a tutti, come state? Sono qua con un altro video, con un nuovo video. Scusate se vedete per caso il microfono nell'inquadratura, però voglio tenerlo il più vicino possibile in modo che l'audio sia ancora più bello. Allora, oggi, come avete visto dal titolo, parleremo della scelta vegana, del capire la scelta vegana ed essere un po' più carini con i vegani. Allora, faccio una premessa, ovvero che non parlerò di alimentazione perché credo che quello, cioè non credo, quello non è il mio campo, io non do consigli di nutrizione. Se per caso volete diventare vegetariani o vegani e non sapete da dove cominciare, e volete essere 100% sicuri che vi state alimentando in maniera giusta, dovete rivolgetevi a un nutrizionista. Io mi sono rivolta a un certo punto a un nutrizionista, ma ero già tipo, era un anno che ero vegetariana, quindi onestamente mi è servita fino a un certo punto perché tante di quelle informazioni le avevo già. E se no, io vi consiglio anche di seguire la dottoressa Silvia Goggi su Instagram, che è una nutrizionista, è vegana e dà sempre dei consigli pazzeschi, quindi ve la consiglio vivamente. Altrimenti, Cucina Botanica, Carlotta, ha scritto un libro l'anno scorso e credo che quel libro sia la Bibbia, onestamente, perché è scritto proprio bene e dà anche tantissimi consigli su anche come sostituire certi ingredienti nelle ricette. Come fare a sostituirle? Si parla appunto di alimentazione, ci sono un sacco di ricettine buone e si parla anche di motivi appunto per cui una persona diventa vegana. Allora, faccio anche una piccola premessa sui vegetariani, ovvero che se siete vegetariani e probabilmente avete già ricevuto i commenti da parte dei vegani che vi dicono che non state facendo abbastanza. Io mi dissocio da questa affermazione perché io in primis sono stata vegetariana per un anno e mezzo circa. Quindi capisco che molti vegani diventano vegani per il motivo animale principalmente. Quindi ovviamente se tu vuoi zero sfruttamento animale, si devono eliminare tutti i prodotti animali. Non tutti diventano vegani o vegetariani per motivo animale, soprattutto vegetariani. Parlo per me perché il mio motivo principale era l'ambiente. Poi ho riflettuto molto di più sulle mie scelte e sono diventata vegana proprio per gli animali. Non volevo più essere responsabile dello sfruttamento animale in nessun modo. Quindi io non consumo alcun prodotto animale in questo momento. Sono circa 6 mesi che sono vegana. In Italia è stato un po' più difficile, ma per il fatto che non volevo essere un peso per nessuno, soprattutto se qualcuno mi invitava a casa propria, non volevo che cucinassero vegano solo perché ero io là. Quindi mi accontentavo del piatto vegetariano. C'era una mia amica carinissima che ogni volta che andavo a casa sua mi faceva tutto vegano perché lei voleva che tutto fosse vegano. Pazzesco. Però sì, quindi per favore, vegani che pensate questa cosa dei vegetariani, basta, vi prego, stiamo cercando di arrivare, cioè abbiamo una lotta in comune, ovvero quella di sensibilizzare e di educare gli onnivori, non di andarci contro. Quindi, please, rispettiamoci a vicenda. Detto ciò, io in primis sono stata vegetariana, appunto, per almeno un anno e mezzo. A marzo sono 2 anni che non mangio la carne. E quindi, sì. Però oggi volevo appunto parlarvi anche del perché sono diventata vegana e del perché alle volte è molto difficile vivere con questa scelta, non con me stessa, ma con il mondo esterno. Allora, io appunto, come ho già detto, sono stata vegetariana per un anno e mezzo, poi sono diventata vegana, perché ho riflettuto molto di più sulle mie scelte di sostenibilità e ho riflettuto molto di più sul fatto che a me gli animali stanno a cuore, e che le industrie dei latticini e anche quella delle uova sono probabilmente peggio dell'industria della carne. Quindi ho riflettuto su questo fatto e ho detto, why not? lo faccio per una motivazione che mi sta a cuore, perché molte persone mi dicono, ho ricevuto dei commenti, magari la gente che dice io vorrei diventare vegetariana o vegana, ma c'è proprio quello step che non mi riesce, non credo di riuscirci, roba del genere.
Onestamente io credo che se non hai una motivazione forte abbastanza, non ci riuscirai mai, ma questo credo che valga per tantissime cose nella vita. Se non c'è una motivazione dietro, una cosa che ti fa andare avanti, secondo me, si fallisce in partenza. Non vuole essere dura con nessuno, ma per dire che all'inizio io sono diventata vegetariana per l'ambiente. L'ambiente mi stava molto a cuore e probabilmente se non fossi entrata nella sostenibilità nel zero waste, probabilmente adesso sarei ancora onnivora, ancora a mangiare cose senza pensare effettivamente alle conseguenze, ancora a comprare fast fashion. Quindi c'è stato un motivo di fondo, un motivo che mi stava a cuore, ovvero l'ambiente. Poi ho visto molti documentari, tra cui ho visto il documentario proprio sui latticini e quello mi ha distrutto la vita. Quindi ho detto, ok, amo gli animali, sono vegetariana, lo faccio per l'ambiente, tutte queste cose qua. Però questo non mi piace, ciò che sto vedendo non mi piace, non mi piace per niente. Questi animali sono sfruttati al massimo. Cioè, per darvi un esempio, una mucca potrebbe vivere fino a 25 anni, però per colpa dell'industria dei latticini vive nemmeno 10 anni, è continuamente incinta, perché le mucche producono latte solo quando sono incinte e i loro vitellini vengono tolti non appena nascono. Quindi ho detto, I don't like this. Quindi non sono più disposta a far parte di queste industrie così tremende come anche quella delle uova, anche lì. Io vi consiglio i documentari, ma sono molto forti i documentari molte volte, quindi io li ho visti una volta, ho pianto come la merda e ho detto, ok, basta. Quindi molte volte a me questi video di maltrattamento degli animali, i video degli allevamenti intensivi, mi danno un disturbo anche a me, ma perché le ho già viste queste cose, lo so già. Cioè, ormai quando guardo una cosa fatta di prodotti animali, quello che io vedo è solo sofferenza praticamente. Però se non avete voglia di guardarvi i documentari, non avete voglia di vedere immagini forti perché magari non credete di potercela fare, io vi consiglio il libro di Safran Foer che si chiama Eating Animals in inglese, però in italiano forse si chiama Salvare il mondo prima di cena, una cosa del genere. In ogni caso vi metterò il link così potete andare a cercarlo, perché secondo me lì questo libro è fatto molto bene, proprio dove ti spiega come funzionano gli allevamenti, sia quelli di carne, sia quelli di latticini, sia quelli delle uova. E appunto state leggendo delle cose, quindi le cose ve le immaginate quando le leggete e non vedete effettivamente delle immagini. Quindi in ogni caso io appunto sono diventata vegana e la vivo molto male certe volte proprio per i commenti delle persone. Sono andata oltre i commenti quinoa, avocado, piante soffrono, tanto non salvo il mondo, soia, tutte queste cose qua, perché quella è stata la mia fase da vegetariana in cui la gente ti diceva sempre le stesse cose. Le dicono anche adesso, però quello che a me dà fastidio di quando dici di essere vegano è capisco i vegetariani. Ma non i vegani, li trovo estremisti. Bitch, what? Trovo estremista una persona che decide di non partecipare alla violenza sugli animali, che non consuma alcun prodotto animale, che si nutre delle sue belle frutta e verdura e legumi. Trovo estremista una persona del genere perché decide di non mangiare più alcun prodotto animale. È incredibile il significato che si dà alle parole quando si parla di vegani. È estremismo non amare gli animali allo stesso, cioè amare tutti gli animali, quindi mettere gli animali sullo stesso livello. Quindi, per un onnivoro è normale amare il proprio gatto e il proprio cane. Io in primis ho un gatto che amo con tutta la mia vita, però allo stesso tempo se domani qualcuno mi dice che devo tenermi una mucca in casa mia? L'accetto. Magari no, perché non posso tenerla perché sono in affitto. Ma cioè, io sono arrivato a un livello, cioè, ovviamente ho fatto quella connessione in cui per me tutti gli animali hanno gli stessi diritti, tutti devono essere amati allo stesso modo. E quindi mi è difficile capire come una persona vegana possa essere definita estremista, perché
Perché ama un maiale e un cane allo stesso modo, mentre se tu fai del male a un cane sei un maledetto, ma se tu ti mangi la bistecca va bene, perché quella è la catena alimentare. Però se mangi una bistecca allora quella è la catena alimentare, perché siamo carnivori, siamo nati così e quindi la gazzella, il leone e la gazzella. Leone e la gazzella, allora parliamo di questa cosa. Perché c'è questo esempio del leone e la gazzella? Ma la gente realizza che quando dice queste cose noi andiamo letteralmente al supermercato a fare la spesa. Nel mondo animale questa cosa non esiste. Poi il leone è un animale carnivoro. Noi possiamo cambiare la nostra alimentazione, non crepiamo se non mangiamo prodotti animali o tantomeno la carne. Poi se finisci su un'isola deserta, ma perché quando si parla di veganesimo non ci sono mai le domande intelligenti, tipo il perché, cosa fai, cosa non fai, perché lo fai, ma è sempre e se finisci su un'isola deserta? Finisco su un'isola deserta, probabilmente mi mangerò prima un animale selvatico prima che io riesca a sopravvivere, quindi quindi molte volte è difficile vivere con questa scelta di vita, proprio perché le persone non lo capiscono, e non lo dico con cattiveria, è proprio una connessione che debba essere fatta, che molte persone non hanno fatto, perché quando io dico se ami gli animali non li mangi, la gente si indigna perché dice come oggi tu stai dicendo che non amo il mio cane, no, sto dicendo che tu ami solo il tuo cane o solo il tuo gatto, ma non ami gli altri animali perché quegli altri animali servono alla nostra catena alimentare. Quindi finisce là la cosa e io capisco perché la gente si indigna, perché tanta gente dice di amare gli animali, con il prosciutto davanti. Anche quello era un animale prima. Mi viene in mente la cosa che è successa a un supermercato, non mi ricordo quando, ma avevano imballato i maialini proprio interi. Non avevano tagliato i vari pezzi, ma avevano imballato gli animali interi. La gente si è indignata perché ha dato fastidio vedere l'animale intero, perché giustamente quando andiamo a comprare la carne o il latte o le cose, ci sono già i pezzettini, ci sono gli hamburger, ma le mucche non, nella natura non sono fatte a forma di hamburger. Effettivamente c'è un essere vivente ammazzato per diventare hamburger. Quindi questa è stata una cosa che mi ha fatto ridere, perché alle volte la ridicolaggine delle persone arriva proprio per il fatto che non connettono i punti. Ecco perché molte volte è difficile vivere con questa scelta, proprio perché molti non fanno questa connessione. E credetemi che io non ho bisogno che la gente faccia questa connessione, io ho solo bisogno che la gente smetta di criticare i vegani, chiamarli estremisti, senza capire il perché lo stiano facendo. E anche quando spieghiamo il perché lo stiamo facendo, escono fuori altre scuse. Io sono una che vivo bene con le mie scelte, non mi interessa quello che fanno gli altri. Sono felicissima quando qualcuno mi scrive dicendo sono diventata vegetariana grazie a te. Cioè, io tipo mi piange il cuore, veramente ve lo giuro. Perché non è stata una cosa che vi ho messo la pistola alla testa. E qualcuno ha scelto di diventare vegetariano o vegano perché io ne parlavo e facevo vedere le cose e tutto quanto. Perché deve essere una scelta che deve partire da se stessi, non deve essere un'imposizione, perché se è un'imposizione non funzionerebbe proprio come dicevo all'inizio del video, che se non hai un motivo per cui farlo, probabilmente fallirai. E detto ciò, quello che io voglio dire con questo video, perché ho fatto un grande bla 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 come il mio solito, è che molte volte dovete capire che per noi è molto difficile rispondere ai soliti commenti e rispondere alle solite critiche, ma è ancora più difficile vedere l'incoerenza, anche come ho già detto, c'è dell'incoerenza purtroppo. Se tu amassi tutti gli animali davvero, non andresti a caccia, non compreresti pellicce, non mangeresti gli animali e non parteciperesti a nessuno di questo sfruttamento. Però purtroppo viviamo in una società in cui è normale mangiare gli animali, in cui è normale vestirsi di pellice, in cui è normale comprare la pelle, in cui è normale testare sugli animali. Cioè, questi esseri viventi sono sfruttati sempre, sempre, per un motivo o per l'altro c'è sempre uno sfruttamento dietro. Cioè, pensiamo alle cose come le ciglia di visone. Davvero abbiamo bisogno delle ciglia finte fatte di visone?
Davvero? Cioè, questa è una grandissima utilità alla società. Io capisco persone che magari hanno bisogno di mangiare la carne nella loro dieta, per tot motivi, però ci sono tante altre cose alle quali non dobbiamo per forza partecipare. E questo indipendentemente se si è vegani o meno. Cioè, secondo me, anche gli onnivori potrebbero fare questo sforzo di, ok, mangi la carne, consumi i latticini, consumi le uova. Sforzati almeno negli altri ambiti di pensare a queste cose. Magari sarà un po' incoerente, però almeno stai facendo un qualcosa in più. Dove volevo arrivare con questa cosa? Volevo arrivare al fatto che io capisco che probabilmente ci sono tanti vegani che caccano il cazzo. Sì, ci sono tanti vegani che non che sono estremisti, ma che ci tengono veramente tanto alla cosa, tanto da diventare le volte più aggressivi del dovuto, del tipo che vedono uno che mangia carne e gli dice stai mangiando un cadavere. Questa è una cosa che io non mi permetterei mai di fare, nel senso che al massimo posso fare questa battuta a lui. Tipo all'inizio quando ero vegetariana lui mangiava ancora la carne e io gli ridevo dicendo hai ammazzato una mucca, ma perché è lui, sa come sono fatta, conosce il mio sarcasmo. Non mi permetterei mai di dirlo a uno sconosciuto o un mio amico che mangia davanti a me. A me non dà fastidio se qualcuno mangia qualcosa di animale davanti a me, assolutamente no. Però capisco che possano esserci dei vegani un po' intense. Come ci sono anche tanti onnivori che capiscono la nostra scelta, la rispettano e dicono io non voglio farlo. Va bene, va benissimo. E quindi ecco perché bisogna cercare di rispettarci a vicenda, soprattutto se qualcuno rispetta voi, cioè se io non inizio il discorso di quello che tu mangi, di come tu vivi. Significa che non dovresti farlo neanche tu. Perché io sul mio perché sul mio profilo, sui miei profili social parlo di sostenibilità di queste cose qua, lo parlo per sensibilizzare. Poi una persona decide di prendere quelle informazioni e farsene qualcosa. Come qualcuno può prendere l'informazione e dire: ma che cazzo me ne sbatte a me? Ed è giusto così, è giustissimo così. Cerchiamo di non farci influenzare da cose negative del tipo. Persone che dicono io non diventerò mai vegano perché i vegani sono dei cagacazzi. What? Cioè, davvero, una persona che magari hai avuto un'esperienza brutta con una persona, ecco allora decidi che una scelta alla quale tu tieni non è abbastanza valida per continuarla solo perché hai incontrato una persona negativa. Questo non ha senso, significa che in primis tu non volevi fare questa scelta. E nessuno te impone di farlo. Poi, se ci sono persone che impongono la loro scelta agli altri, lì è un modo che io mi dissocio totalmente perché non lo apprezzo. Non apprezzo neanche che ci sia un take soft però sull'argomento, nel senso che io credo sia giusto parlare di ricettine, parlare di alimentazione, di cosa si mangia. Ah, guarda, oggi ho fatto l'avocado toast o queste cose qua, però credo sia anche molto importante far capire cosa c'è dietro a queste industrie, perché senza effettivamente avere quel input di quello che succede in queste industrie, perché non tutti lo sanno, alcuni preferiscono non saperlo, altri proprio non vogliono saperne niente. Molti potrebbero essere motivati proprio a vedere queste immagini. Quindi non credo sia giusto dire che i vegani devono avere tutti un approccio gentile per modo di dire che parlano solo di cosine carine, di guardate la mia pasta con le lenticchie, e non affrontare assolutamente l'argomento di l'inquinamento che producono queste industrie, dello sfruttamento animale che c'è dietro, di tutto quel che succede dietro, non credo sia giusto. Perché capisco che una persona possa apprezzare una persona che dice solo io faccio un pasto vegano al giorno rispetto a una persona che dice io sono vegana, quindi non mangio nessuno di questi prodotti. Sono due modi di fare, però la persona che fa un pasto vegano al giorno non è vegana. Cioè, è solo questo, cioè, questo è il discorso, che significa che non è proprio così in nel veganesimo, proprio perché se ti interessasse, togliamo la sostenibilità, se ti interessassero gli animali. Faresti il step successivo. Quindi, detto ciò, finisco questo video perché ho parlato troppo e mi sembra che questo video sarà troppo lungo, però spero che ciò che volevo dire sia arrivato. Però per fare un riassunto è
Per favore, cerchiamo di non sparare sempre a zero solo perché abbiamo letto articoli stupidi che dicono che i vegani sono i distruttori del mondo. Sappiate che per noi non è facile sensibilizzare e ritrovarci sempre questi commenti, i soliti commenti che sono troppo, troppo, troppo presenti nella nostra società. Viviamo nel 2021, abbiamo tutti accesso a internet, abbiamo tutti accesso a tantissimi mezzi per informarci, quindi mi raccomando, se volete andare per questa strada, informatevi, non fatevi prendere dalla paura, dall'ansia, dai commenti negativi o da come succederà, perché non è facile, soprattutto quando si vive magari in una famiglia in cui non si interessano queste cose, quando magari i propri amici non si interessano a queste cose, è molto difficile andare avanti proprio perché non ti senti capito e inizi a pensare perché io ho fatto questa connessione nella mia testa e loro non la stanno facendo. Ed è frustrante alle volte, poi a un certo punto inizi a viverla meglio e a pensare quello che puoi fare di più, sensibilizzare, parlarne, cercare di aiutare anche gli altri con questa scelta, perché dico io quando ricevo commenti su gente o magari messaggi in cui la gente mi dice che sono diventati vegetariani grazie a me, io sono tipo, oh mio Dio, vi giuro, credo siano proprio i messaggi più belli che io possa ricevere, proprio perché io non lo imposto a nessuno. Parlo solo degli argomenti. Quando qualcuno mi dice che ha fatto dei cambiamenti, anche quelli che riguardano la sostenibilità, che hanno fatto dei cambiamenti nella loro vita perché io ne ho parlato, mi sento veramente fiera perché dico, wow, qualcuno effettivamente ha visto queste cose, mi ha vista parlare, ha detto, adesso voglio ascoltare questa scema che parla, quindi decido di fare questi cambiamenti. E quindi questa cosa è veramente motivo di essere super fiera e ne sono super fiera e sono molto contenta delle persone che mi seguono e mi danno sempre dei feedback, mi scrivono sempre in privato sulle cose. Quindi alle volte penso, sarebbe stato bello che io mi tenessi tutti questi argomenti per me stessa, fare la mia vita da vegana in solitudine, la mia vita da sostenibile in solitudine, senza che qualcuno mi cacchi il cazzo. Però allo stesso tempo ho detto, però è grazie al parlarne sui social, che magari molti hanno visto io, che ci hanno visto me parlare di queste cose, hanno deciso di fare il cambiamento, oppure tante altre persone appunto che fanno questi argomenti e sono state persone influenzate da queste scelte, queste belle scelte. Quindi molte volte mi viene voglia di urlare, di lasciar tutto stare, poi però mi ricordo che ci sono, come ci sono le persone che non ne vogliono sapere, sono negative, ci sono tantissime persone che invece sono disposte a imparare, a sapere sempre di più e a fare dei cambiamenti nella loro vita. Ho finito. Giuro, ho finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qualsiasi cosa volete farmi sapere, basta che non mi offendiate perché sono vegana. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!